Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel. Shalom a tutti, benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit in principio. Ecco, stiamo facendo la lettura spirituale delle prime pagine della Sacra Scrittura con Genesi, partendo appunto dalla prima parola, Bereshit. Oggi vedremo approfonditamente questa parola, appunto Bereshit, che dà appunto il nome al nostro appuntamento con queste prime parole, queste prime pagine della Genesi, che ci rivelano il senso profondo dell'uomo, della vita, della Sacra Scrittura. Ecco, la tradizione ci aiuterà sempre, la tradizione ebraica con la sua mistica, che appunto dice che tutta la Torah è contenuta appunto nel libro della Genesi, che viene chiamato appunto dagli ebrei Bereshit. Alcuni mistici ebrei si sono soffermati su questa parola, Bereshit, per una vita intera, pensate. Questa parola che oggi vedremo non ha soltanto un'interpretazione, ma veramente infinite interpretazioni. Noi ne prenderemo soltanto 10. Questa parola non segna, come dicevamo l'altra volta, solo l'inizio del tempo, ma soprattutto esprime un tempo ontologico, un tempo che riguarda il nostro essere. Il principio, infatti, dell'essere è quello spazio interiore in cui l'uomo si apre all'eternità. Bene, vediamo questa prima parola, Bereshit. Vedete le lettere ebraiche, abbiamo messo le sei lettere della parola Bereshit. Ecco, innanzitutto potremmo dividere questa parola in due parti, perché se prendiamo la prima parte, ecco, vediamo che bara è già il verbo creare. Infatti dopo Bereshit ci sarà Bereshit bara, il verbo creare, le stesse prime tre lettere, e poi Elohim. Quindi Bereshit è il verbo creare, mentre le altre lettere è il verbo sit, è il verbo mettere, il verbo del fondamento. Quindi potremmo dire che Dio crea un fondamento, Dio crea una base, un fondamento a tutta la creazione. Quindi l'opera di Dio innanzitutto è un'opera di Dio che crea un fondamento, e questo fondamento sarà appunto il Figlio. Infatti potremmo tradurre in principio anche era il verbo, collegandoci, come abbiamo detto l'altra volta, con il Vangelo di Giovanni. Quindi il creato, la creazione, è opera innanzitutto di Dio, Trinità. E vedete, questa scomposizione permette anche di creare tre lettere importanti. Se noi vediamo le prime tre lettere, bara, anche queste lettere, infatti diciamo che le lettere sono un'icona stessa della divinità. Ogni lettera contiene qualcosa che riguarda Dio, ma anche che riguarda l'uomo. Per esempio la lettera Bet, no, riguarda proprio la creazione. Bet quella significa appunto entrare dentro, in tolto per esempio da Reshit, in principio. Quindi la lettera Bet è appunto in, cioè dentro. Ma potremmo dire che rappresenta un po', questa lettera Bet rappresenta appunto Dio che crea tutto, quindi la creazione stessa fatta da Dio.
Poi abbiamo Resh, che è appunto la lettera che esprime, potremmo dire, la testa, no? Resh stesso significa testa, quindi potremmo dire che rappresenta un po', la lettera del figlio, potremmo dire, no? La lettera del figlio, che è la testa, il capo di questa creazione. E poi la lettera Aleph, un po' che rappresenta proprio Elohim, quindi Dio, che crea Dio, il Figlio, e potremmo dire anche lo Spirito Santo come lettera Bet, perché un po' lo Spirito Santo opera appunto la creazione, è all'interno della creazione. Ma anche le altre tre lettere, vediamo la lettera Shin, la lettera Yod, la lettera Tav finale, anche loro sono un po' icona della Trinità. Infatti, se noi prendiamo la lettera Shin, abbiamo detto è lo spirito, quindi il fuoco, no? Abbiamo detto la Shin è il fuoco, la lettera Yod è il figlio, mentre la lettera Tav invece appunto rappresenta la creazione, il compimento della creazione. E quindi Dio che porta a compimento la creazione con l'opera dello Spirito e del Figlio. Ma vediamo adesso lettera per lettera, iniziando dalla lettera Bet e dalle lettere Resh e Shin. Se noi, ecco, scomponiamo queste lettere, abbiamo che la Bet è nel, mentre Resh e Aleph è vedere. Quindi possiamo tradurre nel vedere Shit, il fondamento. Questa è già una prima interpretazione. Cioè Dio pone a fondamento che cosa? Nel verbo mettere, porre a fondamento, abbiamo al centro la lettera Yod. Quindi Dio pone a fondamento che cosa? Lo Yod, che non è altro che il seme divino increato, seme dell'io sono che si incarna poi in ogni carne, poi vedremo. Oppure ancora, se vediamo, potremmo tradurre anche, per esempio, le prime due lettere, Bara significa figlio in ebraico, Bara Aleph, figlio di Dio che io pongo a fondamento, oppure ancora pongo il figlio di Dio a fondamento di tutta la creazione, a fondamento, ecco, di tutta la creazione. Oppure ancora, se prendiamo le lettere Bet e Tav, abbiamo che il Bat in ebraico è figlia. Figlia, e poi Rosh con la lettera Yod finale è la mia testa, quindi la figlia della mia testa, del mio principio. Quindi Dio si sta riferendo alla sua creatura, la figlia della mia testa. Oppure, e questo è importantissimo, quest'altra interpretazione è importante, vediamola. Se io prendo le lettere Berit, abbiamo alleanza. In ebraico significa alleanza, quindi alleanza di fuoco. Questo è importante perché tutta la creazione non è altro che un invito ad un'alleanza. Dio vuole fare alleanza con l'uomo attraverso Esce, attraverso il fuoco, attraverso il suo Santo Spirito. Ma potremmo dire che Dio fa alleanza con ogni creatura per mezzo del fuoco. Anche a livello materiale potremmo dire che il fuoco è poi il principio di tutta la creazione, come diceva Eraclito. Bene, ancora, vediamo, ecco, un'altra interpretazione. Bet è anche la preposizione dentro, abbiamo detto prima, dentro la testa del Signore, potremmo dire, no? Bet, dentro la testa, Resh, del Signore, Yod, del seme divino.
Nella sua mente c'erano queste lettere, cioè la lettera Yod e la lettera Tav, quindi Nella, Bet, Rosh, testa. Chi ci sono queste due lettere? Lo Yod e la Tav. La prima, lo Yod, è il verbo essere, con lo Yod appunto è radice del verbo essere, è anche il santo nome, mentre la Tav invece indica il segno. Il Tav, direi in generale, è anche un disegno, un modello, un'indicazione precisa ed è l'iniziale stessa della Torah. Tutta la Torah che rappresenta un po' la legge di Dio che struttura ogni essere creato. Infatti gli ebrei dicono in questo modo: così anche il santo e benedetto sia, prima guardò nella Torah e soltanto dopo creò il mondo. Quindi potremmo dire che gli ebrei dicono che Dio ha creato il mondo mediante la Torah. Oppure ancora, Bet, la mente, la testa. Bet, la mente, la testa. La Resh, Bet, scusate, dentro la testa, Resh, ad accendersi il fuoco, ad accendersi il fuoco, Esh, ad accendersi il fuoco, c'è, è essere un disegno. Quindi nella parola Bereshit, essenzialmente ci vuole dire che con la sua luce, con il suo fuoco, Dio crea tutto ciò che noi vediamo. All'origine di tutto c'è questo fuoco. Vedete che al centro di Bereshit c'è proprio Esh, il fuoco. Quindi Elohim stabilisce questa alleanza d'amore con sua figlia, potremmo dire Bat, le lettere estreme, la Bet e la Tav, Bat, con sua figlia, questa figlia si deve rapportare con Dio, che è la parte ecco maschile, e pone come fondamento della creazione, come modello della creazione, lo Yod, e cioè il figlio, il seme divino, il figlio di Dio che deve crescere in ognuno di noi. Dio pone come fondamento di tutto il creato, quindi il figlio, verbo di Dio per mezzo del quale è stato creato il mondo. Però lo pone come seme, ecco perché lo Yod, la lettera più piccola nell'alfabeto ebraico, rappresenta un po' il seme che dovrà diventare il frutto, che dovrà diventare appunto il figlio. Dio stabilisce con il creato questa alleanza d'amore nuziale, chiama sua figlia a questa alleanza d'amore nuziale per essere la madre del Verbo di Dio e la sposa di Dio Elohim. Il Vangelo di Giovanni non sarà altro che la celebrazione di questo mistero di nozze di Dio. Cristo verrà a togliere la sterilità della sua sposa a causa del peccato, liberarla, quindi Bar Abba. Il figlio del padre viene a liberare il figlio del padre che siamo poi tutti noi. In quel fondamento, in quella base, quindi è prefigurato l'uomo come seme divino, chiamato ad essere figlio nel figlio, che riconosce nel suo essere creatura, Adamà, terra formata dal fuoco, Shin, dello spirito, e da Tav, che è appunto il completamento di tutta la creazione. Quindi Bereshit è una parola essenzialmente costruita su due lettere ebraiche, la Aleph e lo Yod, che sono rispettivamente Elohim e Yahweh, i nomi di Dio. Non è questione essenzialmente di due dei, ma di due nomi divini che non infrangono assolutamente l'unità di Dio. E poi potremmo vedere quest'altra interpretazione che è importante. Queste due lettere, Yod e Aleph, sono al centro, attenzione, vedete, al centro di due, lo Yod e l'Aleph, quindi sono al centro delle due parole Bait e Resh. Se noi scriviamo in ebraico Bait, casa, e Resh, testa, capo, al centro di questa scrittura abbiamo la lettera Yod e la lettera Aleph, che poi corrispondono al
al figlio Bara, figlio più giovane, il figlio più giovane Bara. Quindi il grande mistero della creazione è contenuto Bara, con Bet e Resh si forma la parola Bara, che sono le prime due lettere, che non soltanto è figlio, ma è appunto il figlio giovane, quello che deve diventare poi il figlio vero e proprio, che in ebraico è Ben. Ma è anche Bara, è anche chicco di grano. Quindi il grande mistero della creazione è contenuto in questo figlio germoglio, questo figlio seme che deve diventare frutto. Quindi ognuno di noi è chiamato a diventare questo figlio unico con Dio Elohim. Quindi la prossima volta vedremo, continueremo a esaminare queste lettere ebraiche. Continueremo con Bereshit Bara Elohim, ci addentreremo maggiormente sul mistero della creazione, come Dio stesso si incarna nella sua creazione, nella sua creatura. Bene, alla prossima. Shalom.